veniamo a noi, nel senso che oggi ci occupiamo dell'argomento successivo. Come al solito le ore di oggi e quelle di domani andremo avanti sulla parte più tecnica progettuale, e invece l'ultima ora di oggi andremo avanti sulla parte più generale. Ma iniziamo a parlare di modellazione di processo. Le due settimane scorse praticamente abbiamo lavorato sul modello concettuale, che è una vista statica delle informazioni che il sistema informativo dovrà gestire. Vista statica, fermo, faccio una fotografia per vedere quali sono i dati su cui devi lavorare. Qui invece cominciamo ad occuparci dell'aspetto dinamico, cioè quali sono i processi. Il processo ha una nozione di un divenire di situazioni, dei fatti che succedono. Dei processi che descrivono le azioni che il sistema operativo dovrà gestire o totalmente oppure in parte. La parte di modello concettuale entra dentro la modellazione di processo in generale, perché ovviamente un processo va avanti, evolve facendo delle operazioni sui dati. Quindi in generale gli aspetti di cui tener conto in un business process sono sicuramente le informazioni che ci siamo andati già a studiare nella modellazione concettuale. Poi c'è il flusso, quindi i vincoli temporali di esecuzione, in che ordine vengono fatte le cose, quali cose vengono fatte, è quello di cui ci occuperemo oggi, e più avanti ci occuperemo invece del terzo aspetto di processo, che è l'interazione con l'utente. Perché molti dei processi a un certo punto richiedono che il sistema informativo interagisca con l'utente, o meglio che l'utente interagisca con il sistema informativo. E quindi impareremo anche a modellare quell'aspetto lì di interazione con l'utente, che è un aspetto specifico. In alcune fasi del processo serve modellare l'interazione. Quindi arricchiamo il nostro bagaglio oggi di una rappresentazione basata su sempre l'UML, quindi in questo caso saranno, impareremo a disegnare dei diagrammi che si chiamano Activity Diagram, diagramma dell'attività, per modellare i nostri processi. Poi più avanti, per quando ci occuperemo della modellazione dell'interazione e delle funzionalità, parleremo anche dei diagrammi dei casi d'uso, degli use case diagram, no? Che verranno poi più avanti. Quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo riuscire a modellare, scritto il più precisamente possibile, il termine che si usa spesso è workflow, un flusso, una sequenza, una serie, che scorre nel tempo, no? Come flow ci viene sempre in mente l'asse del tempo, di una cosa che cambia al cambiare del tempo, il flusso di lavoro, workflow, quindi le varie lavorazioni che avvengono nel tempo e come sono correlate tra di loro. Se immaginiamo una catena di montaggio, svolge delle operazioni che sono prettamente seriali, una dopo l'altra. Questo è il tipo più semplice di flusso di lavoro che ci possiamo immaginare. Un sistema informativo che ha molti meno vincoli fisici rispetto a un sistema produttivo avrà, diciamo così, dei modi di coordinare le varie azioni che sono più sofisticati, più flessibili rispetto, diciamo così, alla sequenza ordinata. E quindi noi abbiamo dei bisogno di strumenti che siano in grado innanzitutto di comunicare, cioè descrivere, dire ok, questo è il flusso di lavorazione, questo è il diagramma che lo rappresenta, e permettere la comunicazione all'interno del team di lavoro di sviluppo, permettere la documentazione di come funziona il processo, permettere la comunicazione, l'interazione con eventuali gruppi esterni che dovessero realizzare parti
implementare parti del sistema, eccetera, eccetera. Quindi, come sempre, i nostri diagrammi sono strumenti progettuali che hanno lo scopo principale di descrivere un sistema un insieme di funzionalità, in alcuni casi anche di prescrivere, un conto è una descrizione che racconta come stanno le cose, come vorremmo che stessero le cose, un conto è una prescrizione che di fatto diventa una base contrattuale su cui si dice guarda che io voglio che faccia così, quindi ti prescrivo, ti obbligo, diciamo così, contrattualmente a fare queste cose, quindi diventa una specifica anche del sistema. Noi non arriveremo in molti casi a livello di specifica, perché una specifica dettagliata deve avere appunto tutti i dettagli, quindi ci occuperemo di più dell'aspetto descrittivo, ma semplicemente andando avanti col dettaglio, creando dei diagrammi sempre più dettagliati, più, diciamo così, più precisi, si arriva proprio a livello appunto prescrittivo, cioè di specifica rispetto eventualmente a una implementazione fatta da qualcun altro. Ecco, c'è un altro aspetto che noi non troveremo, che però diciamo, in ambito professionale può essere molto utile, è che tipo di notazione uso. Se andate a prendere i vari libri di descrizione dei processi o di ingegneria del software, ve la raccontano dal punto di vista storico di moltissime notazioni diverse. Però alcune sono cosiddette formali, altre invece sono solamente artefatti grafici. Cioè, la differenza tra un linguaggio puramente grafico e un linguaggio formale che abbia una controparte grafica, perché noi stiamo facendo dei diagrammi, è il fatto che i linguaggi formali hanno la possibilità in più di essere ad esempio eseguiti, simulati. O addirittura in alcuni casi si può generare del codice che svolga da solo, generare del codice eseguibile, che svolga da solo quella funzionalità. Quindi questo è il vantaggio di usare ad esempio notazioni basate su ML, nel caso specifico gli Activity Diagram sono basati su un modello formale, un logico matematico che si risale, diciamo così, indietro di probabilmente 40 anni, che si chiama Reti di Petri, che di fatto ha tutta la semantica di esecuzione, quindi dà le regole esatte, diciamo così, matematiche formali, di che cosa deve succedere se il modello è disegnato in quel modo lì. Allora, noi appunto non faremo la parte esecutiva e la parte simulativa, ma sappiamo che per certi tipi di modellazione questo può essere non solamente un ausilio nella fase di descrizione e documentazione, ma anche poi nella fase di realizzazione. Uno, perché posso simulare il sistema con appositi simulatori e vedere che cosa succede, quindi verificare che io l'abbia progettato correttamente, e due, perché poi chi implementa il sistema a volte può esportare dal modello già direttamente delle porzioni di codice in alcuni casi, o delle, diciamo così, dei file di specifica per strumenti poi di esecuzione. Nel caso dei processi di business esistono dei motori di business process execution, proprio, che sono in grado poi di coordinare le attività dei vari servizi. Ma prima di parlarne di questa cosa è meglio magari capire un po' meglio di che cos'è questo modello di processo, così riusciamo poi dopo magari a commentarlo capendo un po' meglio qual è il vantaggio di questi aspetti. Vabbè, questo è quello che avevamo detto. La notazione formale può diventare eseguibile ovviamente a patto che abbia tutte le informazioni e tutti i dettagli che servono. Nella fase iniziale di specifica, che è quella in cui lavoreremo prettamente noi, useremo la notazione formale, ma la useremo in modo semiformale, nel senso che non ci obbligheremo a indicare tutti i dettagli nella sintassi corretta, ma ci accontenteremo di avere una descrizione che sia precisa e comprensibile. Il fatto che non sia formale non vuol dire che sia fatta all'acqua di rose, che sia ambigua, vuol dire che è precisa, ma che, diciamo così, il destinatario della nostra descrizione è un umano che è in grado di leggere, capire, ragionandoci. La descrizione formale in più è leggibile anche da una macchina che è in grado di capire cosa ho scritto, e quindi devo averlo scritto con una sintassi molto più rigida e con un livello di dettaglio molto maggiore. Quindi questo è il livello a cui lavoreremo noi. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi
di forma libri che sono utilizzati, questo BPL, Business Process Execution Language, è proprio uno di queste notazioni formali che è eseguibile, proprio, ci sono proprio dei simulatori, delle librerie, molti sistemi informativi complessi, i processi vengono proprio gestiti da un motore di questo genere, per cui tu disegni quello che deve succedere e poi il sistema informativo ha un modulino che è in grado di interpretare questi disegni e lanciare direttamente le funzionalità. Questi sono, diciamo, i sistemi un pochino, il linguaggio un pochino più vecchi. Ma veniamo a bomba sui nostri Activity Diagram. Quindi Activity Diagram è il nome del tipo di rappresentazione che noi usiamo per fare modellazione di processo. Cosa rappresentano in questi Activity Diagram? Vabbè, lo dice il nome, rappresentano le attività, le activity. Quindi mentre in un class diagram il componente principale del nostro disegno era la classe, poi avevo le proprietà, poi avevo le relazioni, eccetera, ma il diagramma era fatto di classi essenzialmente, in un activity diagram non è una sorpresa che sia fatto di attività, di activity. Attività sono di fatto un passo del processo, no? Di senso compiuto. Un passo in cui avviene una certa cosa, ad esempio, non so, spedisco l'ordine, invio la fattura, registro l'acquisto, poi dipende dal livello di dettaglio, dipende da cosa stiamo facendo, stampo il libro. Una attività di tipo, dicevo, di senso compiuto, di tipo quasi sempre atomico, nel senso che una volta che è iniziata deve finire, no? O viene eseguita o non viene eseguita, sono attività semplici. In certo senso. Poi vedremo più avanti come si fanno a creare e definire le attività complesse, le quali a loro volta siano divise in più sottopassi. Ma per ora pensiamo all'attività semplice, un'azione che viene fatta oppure non fatta. Non può essere fatta a metà, non può essere fatta male. Queste attività sono intrecciate tra di loro secondo delle regole. Regole di dipendenza, regole di ordinamento. Non basta che io dica, immaginatevi, non so, una ricetta di cucina particolarmente elaborata che è fatta di vari punti, di vari passaggi, di varie attività da svolgere. Ecco, queste attività però non le possiamo svolgere alla rinfusa o in ordine alfabetico. Le dobbiamo svolgere secondo una ben precisa sequenza. E non sempre è solo una sequenza, no? Perché molte ricette dice poi a parte fate questo, poi a parte fate quest'altro, poi dopo a un certo punto le metterete insieme. Quindi c'è la sequenza, ma c'è anche il parallelo, si portano avanti più cose in parallelo. Queste sono le regole attraverso le quali noi possiamo descrivere in quale relazione logica e temporale, logica nel senso di questo deve venire prima dell'altro, temporale nel senso di quale, diciamo così, ordinamento sequenziale dobbiamo dare tra le attività. Poi vedremo una delle estensioni possibili che sarà interessante perché ci prepara al passaggio successivo, che è quello del caso d'uso, è quello di poter indicare delle responsabilità, cioè quell'attività lì chi la fa, chi è responsabile di svolgere quell'attività. Allora, nei sistemi più complessi, dove ho vari, li chiameremo attori, quindi vari persone, vari reparti, vari gruppi che devono collaborare, no, nell'esecuzione di un processo, allora è importante capire che questa attività deve essere svolta dal gruppo 1 piuttosto che dal gruppo 2. E questo ci fa una notazione molto semplice per poterlo rappresentare. Nel caso specifico dell'activity diagram, lo usiamo per rappresentare il flusso, no, di un processo. È una cosa che un po' può ricordare i diagrammi di flusso che facevamo al primo anno, no, quando imparavamo a strutturare un algoritmo. In realtà questo è un livello, per fortuna, più astratto, più generale. Perché non siamo qua interessati ad andare a vedere l'if o il ciclo, eccetera, ma andiamo a vedere la visione d'insieme dei vari macro blocchi delle varie funzioni.
e con la possibilità, cosa che non facevamo minimamente a livello di algoritmi, di diagrammi di flusso, con la possibilità di rappresentare anche processi di tipo parallelo. Quindi cose che avvengono in parallelo in porzioni diverse dell'azienda, magari, o in porzioni diverse del sistema informativo. Che avvengono, che possono avvenire in parallelo. Adesso vediamo i dettagli. Allora, partiamo uno a uno dalle varie notazioni. La più semplice è quella della singola azione o attività che rappresenta un'attività, un task o un'operazione, sto leggendo, che viene svolta o da un umano o da una funzione organizzativa dell'azienda, qui è indicato un umano come se fosse una persona singola, ma magari in realtà è una funzione organizzativa dell'azienda, un ufficio, un servizio, oppure dal sistema informativo. Chiaro che poi dovremmo sapere che cosa fanno l'umano e che cosa fa il sistema informativo, ma lo rappresentiamo nello stesso modo. Nel senso che a un certo punto è necessario che Tizio faccia questa cosa, o che il sistema informativo faccia quest'altra cosa, per poter andare avanti, per poter procedere. Ad esempio, qui ci sono due esempi, ricevi un ordine oppure invia l'informazione sul conto da addebitare presumibilmente. Queste sono attività, come dicevo prima, atomiche, no? Singole operazioni, poi per carità, il che vorrà dire magari che il sistema informativo saranno mille righe di codice, perché devi tener conto di tutta la sicurezza, gli account, i numeri, la validazione, e possiamo inventarci ciò che vogliamo. Oppure può impiegare 3 minuti di tempo, oppure 2 giornate di lavoro. Qui non è specificato. L'importante è che sia chiaro a chi legge, ovviamente, perché qui abbiamo detto il nostro obiettivo principale è la descrizione, la comunicazione, che sia chiaro a chi legge di che cosa si tratta in questo blocco, in questa fase. Poi, come sempre, la comprensione è più facile quando uno ha il diagramma completo delle varie fasi che si susseguono, quindi riesce a seguire anche dal punto di vista logico, piuttosto che da un singolo blocco da solo, che richiederebbe di essere spiegato meglio. Nel senso che il contesto normalmente aiuta a comprendere i singoli elementi. Dopodiché ci sono nei diagrammi sempre 2 nodi speciali, che sono l'inizio e la fine. Il nodo iniziale e il nodo finale, che sono rappresentati di solito da questi cerchi, circoletti, qua nelle slide abbiamo usato gli stessi simboli grafici che trovate nel tool di laboratorio, che però è diciamo così, il simbolo standard dell'UML, che descrivono da dove inizia quello iniziale, da dove inizia l'esecuzione del processo, quindi il processo parte da qui, e dove termina ovviamente l'esecuzione del processo. Quindi quando arrivo al nodo finale vuol dire che il processo è compiuto. Il processo che sto descrivendo in questo activity diagram è compiuto, è finito. Non me ne devo più preoccupare. Dal punto di vista formale, e lo useremo anche per capire meglio come funzionano i vari blocchi, gli activity diagram si basano su un concetto di token o gettone. L'esecuzione di un processo, token, vuol dire gettone, come il gettone del flipper, no? O delle giostre, o il gettone, immaginatelo come un gettone di plastica, no? Oppure un segnalino, qui nelle slide abbiamo usato il segnalino del Monopoli, no? Sapete che a Monopoli c'è, arriva il segnalino, c'è la candela, c'è la mela, c'è il fiasco, qui è stato il fiasco, questo qui, che si sposta lungo il diagramma. In realtà vedremo che fa più che spostarsi, può fare delle magie in più che un fiasco normale del Monopoli non sa fare. Quindi la semantica, cioè il significato del funzionamento dei diagrammi, lo spiegheremo sempre attraverso il nostro fiasco, cioè il nostro gettone, su come questo gettone fluisce attraverso il diagramma. E ovviamente quando il gettone, il token, il segnalino attraverserà o si poserà su un task, su
un'attività, significa che quell'attività riesce a svolgere. E il gettone abbandonerà l'attività e potrà proseguire e andare avanti quando quell'attività lì è stata compiuta. E poi dove andrà avanti dipenderà da come saranno fatte le connessioni che disegneremo. Allora il gettone bisogna innanzitutto crearlo, e il nodo che crea il gettone nei diagrammi dell'attività è proprio il nodo iniziale. Quindi lo scopo nella vita del nodo iniziale è quello di creare un nuovo token e metterlo in circolazione. Quindi voi immaginate, ok, questa attività, bisogna eseguire questa attività. Allora, vado a cercare dove è il nodo iniziale e ci piazzo sopra il fiaschetto o il segnalino che ho scelto. Dopodiché questo segnalino prosegue il suo percorso secondo le regole che adesso impariamo a descrivere, le regole di attraversamento. Quando si posa su un'attività bisogna fare quell'attività lì. No? Un po' come Monopoli, quando arrivi sugli imprevisti devi prendere la carta, leggere, fare quello che devi fare, quando l'hai fatto puoi proseguire. Okay? Lì è un gioco più giocatore, è più complicato, qui invece c'è un giocatore solo, quindi è più semplice. Poi, quindi questo gettone se ne va in giro per il diagramma delle attività, seguendo le connessioni, le frecce che disegneremo di fatto, a un certo punto questo gettone può arrivare al nodo finale. Il fatto che il gettone arrivi al nodo finale significa che l'esecuzione dell'attività, di questa parte del processo, è terminata e quindi il token, il gettone, viene distrutto. Scompare. Quindi questo oggetto qua è un distruttore di gettoni. In realtà quel gettone e tutti gli altri gettoni che sono stati creati all'interno di questo tipo di diagram, poi vediamo come si fanno a creare gli altri. E questo è un po' come avere un diagramma di flusso e seguire col ditino dove sto andando avanti, no? Quando imparavamo a fare i cicli for e cose del genere. In realtà qui è un pochino più complicato perché ci sono molti modi, molti costrutti grafici, ma che poi hanno un significato formale, attraverso i quali si possono organizzare le varie attività. La sequenza, la divisione parallela, la sincronizzazione, la scelta esclusiva, la fusione, e non parleremo di scelta multipla perché il programma, il tool Asta non lo supporta, quindi è inutile citarlo, ma non è essenziale di fatto per la modellazione. È una scorciatoia non è indispensabile per poter modellare i processi. Ma questi sono gli elementi del linguaggio, no? La sintassi che possiamo usare. Allora, la più semplice modalità di organizzazione dell'attività, ovviamente, la sequenza. Faccio una cosa, dopo ne faccio un'altra, dopo ne faccio un'altra ancora. Un'azione in un processo viene abilitata, cioè può essere eseguita, può iniziare ad essere eseguita, solo dopo che l'azione precedente è stata conclusa. Reazione logica prima dopo. Non c'è scritto che la nuova azione viene eseguita quando quella precedente è terminata. C'è scritto che la nuova azione non può cominciare fino a quando quella precedente non è finita. Non è detto che poi quella nuova cominci, perché magari ci sono altri motivi per cui non è ancora pronta per cominciare, sta ancora aspettando altre cose. Ma di sicuro non può cominciare prima che quella precedente sia conclusa. E questo, vabbè, ci dà un ordine di esecuzione lineare, sequenziale, per cui in questo semplice activity diagram ci racconta che c'è un processo fatto di due azioni, la prima azione è quella di ricevere un ordine e la seconda azione è quella di inviare l'informazione sul conto. Posso parlare di prima e di seconda perché queste sono strettamente ordinate, prima azione, seconda azione. Prima non lo potevo dire, prima erano separate. Adesso ho una regola. La regola dice che l'azione Send Account Information non può cominciare prima che l'azione Receive Order sia terminata.
Quindi questa deve avvenire prima di quest'altra. E che questa azione in realtà può cominciare non appena l'activity viene, o il processo viene avviato, perché è direttamente collegata al nodo iniziale. E poi l'altra cosa che posso dire è che al termine di questa altra azione, send account information, termina tutto il processo, perché ovviamente una volta che il token esce da qua va a finire nel treta token, no, finale, nel distruttore di token. Quindi, come leggiamo questo? Lo leggiamo sempre immaginandoci il nostro segnalino che quando il processo viene attivato parte dal nodo iniziale e poi segue le frecce. In questo caso, dal punto di vista grafico, la sequenza, il costruttore sequenza, non è altro che una freccia. E quindi, nel nodo iniziale non viene fatto nulla se non creare il token. Dopodiché, il segnalino, il token, si sposta, cadendo lungo le frecce, fino alla prima attività. A questo punto dice, il token dice, guarda, questa attività adesso, questa azione, si può fare. Si può attivare. Quindi qualcuno, chi è responsabile di fare questa cosa, sappia che può cominciare a farlo. E il token sarà lì fino a quando quel qualcuno responsabile di compiere questa azione non l'abbia completata. Quindi se è il sistema informativo, chiamo una funzione che deve fare certe cose, poi quando questa funzione ritorna, ok, so che ho finito. Se è un umano che deve fare certe cose, aspetto che lui finisca di farle e poi in qualche modo comunichi il sistema informativo al gestione del workflow che ha finito. Questo comunicare che ha finito spesso si concretizza, lo vediamo poi dopo anche come rappresentarlo, ma cominciamo naturalmente, spesso si concretizza con una trasmissione di un'informazione. Cioè ho finito di ricevere l'ordine, allora il fatto che io abbia finito di ricevere l'ordine significa che ho l'ordine in mano. Che sia un pezzo di carta o che sia una tabella, una riga di una tabella del database, o dei dati o delle informazioni che rappresentano l'ordine che ho appena ricevuto. Allora come fa il sistema a sapere che ho finito di ricevere l'ordine? È il fatto che ho i dati presenti, che quei dati sono comparsi, sono disponibili e possono essere usati per andare avanti. Ma questo è un livello di dettaglio in più che impareremo ad aggiungere a questo diagramma che ci permette di capire come faccio a sapere se un'azione è terminata oppure no? Il fatto che i dati che essa doveva elaborare sono stati prodotti. Quindi supponiamo che questo ordine sia stato ricevuto e quindi in qualche modo il token sa che questa attività è completata, allora il token può cadere lungo la forza di gravità che è rappresentata ovviamente dalle frecce, quindi se le frecce vanno in su la forza di gravità andrà in su, è un token molto obbediente alle frecce. Quindi quello che dicevamo all'inizio, questa attività può essere iniziata perché quella precedente è stata terminata. Questo è il significato di sequenza. Anche qua possono metterci un microsecondo oppure 6 mesi, ma il mio token sta fermo qua fino a quando non avrò l'informazione che questa azione è stata completata. A questo punto il token esce e segue le frecce dove lo portano. In questo caso lo portano nel nodo finale e quindi il token viene distrutto e il processo è terminato. Questo è il modo più semplice di mettere insieme le operazioni in ordine sequenziale. Io userò un ordine sequenziale quando c'è un motivo logico per cui questa seconda azione non possa essere compiuta finché non ho compiuto la prima. Non è un mettere in ordine perché mi fa comodo metterli così. E li metto in ordine perché non avrebbe senso cominciare la seconda finché la prima non è compiuta, perché mancano dei pezzi, mancano dei dati. Non c'è tutto ciò che serve alla seconda per poter partire. Allora li metto in sequenza. Se io dovessi apparecchiare un tavolo e dicessi metti i piatti, metti i bicchieri sul tavolo, non c'è motivo per cui l'una debba venire prima della seconda o viceversa, a meno che qualcuno di voi abbia delle psicosi particolari, no? Che ci tiene proprio
Mentre invece, devo dire, metti la tovaglia e metti i piatti, dal punto di vista logico la tovaglia va messa prima dei piatti, non ha senso mettere i piatti e poi metterci la tovaglia sopra. E metterla sopra risulta ancora più difficile. Ma quindi dobbiamo sempre chiederti, c'è un motivo logico, naturale, strutturale, di processo, che fa sì che questa seconda azione non possa cominciare finché la prima non è completata? Se sì, li descrivo come sequenza. Se no, non c'è motivo per cui debbano essere eseguiti in sequenza. Potrebbero essere eseguiti in un ordine arbitrario. Allora, in questo caso, usiamo un altro costrutto di rappresentazione che prende il nome di parallel split o divisione parallela. Adesso qua vi trovo attenzione a come lo interpretiamo. Questo costrutto lo possiamo usare per due motivi, in due casi. O quando descriviamo che ci sono delle azioni che possono essere svolte in parallelo, ok? Oppure quando descriviamo che ci sono delle azioni che magari verranno svolte prima una e poi l'altra, perché magari la persona deve svolgere la stessa, quindi non è che può fare due cose. Ma non mi importa in che ordine vengano svolte, l'importante è che vengano fatte tutte prima o poi. Quindi mi dà la potenzialità di svolgerle in parallelo, ma non l'ordine di svolgere davvero in parallelo, possono anche essere svolte in sequenza. Anzi, ciò che sto dicendo in realtà è che ciò che mi importa è che queste attività vengano fatte tutte. In che ordine vengono fatte non lo specifico. Quindi, riesci a farle in parallelo? Falle in parallelo. Riesci a farle una per volta? Falle una per volta. Fai una per volta al contrario? Va bene lo stesso. L'importante è che a un certo punto le abbia fatte tutte. La notazione grafica è la stessa, perché sono due interpretazioni diverse nostre. Ma dal punto di vista logico, ciò che stiamo dicendo è lo stesso. Voglio che queste cose vengano fatte, non mi interessa in che ordine. Non mi serve saperlo, non mi serve specificarlo. Allora, questo si indica graficamente con questo segno di barretta, questa sbarra più orizzontale, che prende il nome, il nome corretto appunto di split, oppure a volte di fork. Fork come forchetta, perché come vedete a un certo punto una cosa si divide in due, si biforca, la usiamo anche in italiano. Quindi questo dice, svolgi l'azione e ricevi ordine, solo dopo che è stata compiuta l'azione di ricevi ordine, prosegui, fatemi dire per brevità, in parallelo, facendo altre due azioni, esegui l'ordine e invia l'informazione sul conto, quindi sul pagamento. Quindi da una parte l'ordine va eseguito, quindi bisognerà preparare il materiale, imballarlo, spedirlo, eccetera, dall'altra invece si va avanti con tutte le informazioni per poter pagare il corrispettivo all'ordine ricevuto. Ma queste due, questa è un'operazione amministrativa, questa è un'operazione diciamo più di tipo di produzione, più produttiva. È bene che partano entrambe insieme, no? Che partano, non dico che si. Non sto dicendo che questa informazione magari, cioè che il cliente deve pagare prima che l'ordine sia eseguito o dopo. Sto dicendo cominciamo a fare questo, cominciamo a fare quest'altro. Non c'è motivo per cui Send Account Information debba aspettare che l'ordine sia pronto per poter partire, così come non c'è motivo di aspettare che tutta la parte amministrativa sia a posto prima di cominciare a preparare l'ordine. Ma decideremo poi dopo se cominciare subito o cominciare dopo o in che ordine farlo, ma per il momento non c'è motivo di vincolarli in un ordine oppure nell'altro. E quindi io dico che possono essere svolte entrambe in un ordine arbitrario, eventualmente anche in parallelo. Ok? Questo è ciò che dice lo split. E come si comporta? Si chiama anche fork. Come si comporta dal punto di vista del token?
il fork è un moltiplicatore di token. La barretta del fork moltiplica i token che gli entrano dentro. Entra un token, ne escono due. Quindi proviamo a leggere questo diagramma dal punto di vista della semantica. Parto dal nodo iniziale, come prima, dal nodo iniziale cado direttamente nella prima attività, la prima azione, do il tempo necessario finché questa azione si svolga, a un certo punto questa azione è completata. Azione completata significa che il token esce, secondo le frecce, e questa volta incontra un fork. Non si ferma, si è fermata l'animazione solo perché potessi parlarci sopra, ma dal punto di vista dell'esecuzione del processo il fork non è un'azione che deve essere svolta. Semplicemente dice che da questo momento in avanti il token viene duplicato, triplicato, quadruplicato in funzione di quante frecce escono da quel fork, quindi viene generato un nuovo token per ciascuna delle frecce del fork e ciascuno prosegue per la propria strada. Ehi, chi è che ha mangiato i token? Qua. Questi non si sono fermati. Ciascuno prosegue per la propria strada, cosa vuol dire? Vuol dire che questo token andrà ad abilitare l'esecuzione di questa azione, l'altro token andrà ad abilitare l'esecuzione dell'altra azione. Quindi io avrò a un certo punto, qui, poi fate finta che siano fermati, avrò a un certo punto due azioni contemporaneamente abilitate. Non vuol dire che sono obbligato a iniziarle adesso. E quindi queste due azioni, a seconda poi di come realizzeremo il sistema, potranno essere svolte veramente in parallelo, per cui mentre qualcuno lavora di qui, qualcun altro lavora di là, oppure potranno essere svolte prima l'una, poi l'altra, o viceversa, oppure un pezzo di qua, un pezzo di là, facciano ciò che vogliono. Purché a un certo punto, e a un certo punto entrambe termineranno e questo token potrà andare avanti. Okay? Quindi in questo caso queste due azioni, se facciamo l'esempio della tovaglia, significa che per apparecchiare il tavolo devo prima mettere la tovaglia, poi fork, metti i piatti, metti i bicchieri, metti le posate, che sono operazioni che possono essere svolte una dopo l'altra in qualunque ordine, oppure in parallelo metto un piatto, una posata, un bicchiere, a seconda di come mi viene. E quindi di fatto il sistema informativo si biforca in questo caso, si triforca, si n-forchizza in molti luoghi diversi, ciascuno dei quali ha un token e quindi ciascuno dei quali può lavorare, può fare delle cose. A volte però, anzi quasi sempre, a un certo punto dopo che ho paralizzato le cose, mi interessa chiedermi, ok, ma a questo punto avete finito tutti? Cioè devo avere a un certo punto un punto di, si chiama sincronizzazione, in cui vado a verificare che le varie attività parallele o non parallele ma sequenziali con un ordine arbitrario siano effettivamente terminate tutte. Cioè che tutte abbiano liberato il proprio token. Allora a un certo punto avrò un punto, un casello, no? Un punto di raccolta di questi token che dicono ok, io ho generato 4 token, vediamo se mi sono arrivati tutti e 4, perché se mi sono arrivati solamente 3 vuol dire che un'attività da qualche parte sta ancora lavorando e non è ancora finita. E quindi quando io voglio aspettare che le varie attività parallele siano terminate prima di poter, parallele o in ordine sequenziale arbitrario, lo ripeto sempre perché sono i due possibili interpretazioni dello stesso costrutto, se voglio aspettare che tutte le attività parallele siano terminate prima di poter continuare a fare altro. Quindi aspettare che il tavolo sia effettivamente apparecchiato prima di, non so, chiamare gli ospiti o finalmente sedersi. Ecco, questo si indica
con un costrutto grafico che è uguale a quello del, dello split o del fork, che dir si voglia. C'è sempre una barretta dove però, a differenza della, dello split in cui entrava una freccia e ne uscivano molte, qui ne entrano molte e ne esce una sola. Quindi questa barretta è una barretta che di attesa, uno sbarramento per cui quando arriva un token da questa parte arriva ed aspetta, quando arriva il token da questa seconda parte arriva ed eventualmente aspetta, quando ci sono tutti i token in attesa, in questo caso quando ce ne sono due in attesa, posso andare avanti. Distruggo i token in eccesso e vado avanti con uno solo, perché c'è solo una freccia qua sotto. Quindi di fatto il primo che arriva aspetta, quando arriva l'ultimo si continua. Quando arriva l'ultimo si buttano via tutti i token e si riparte con uno solo, tranquillo, in modo sequenziale. Quindi l'avevamo chiamato, quello per dividerlo, split oppure fork, questo per riunire si chiama punto di sincronizzazione oppure join. Fork e join di solito sono... fork biforca, join riunisce, riuniamo tutti i flussi paralleli e da qui in avanti continuiamo in modo sequenziale avendo resincronizzato tutte le attività. Quindi in questo caso, se vogliamo vedere cosa succede sempre col nostro segnalino, noi pensiamo che a un certo punto questa attività venga completata e quindi il suo token relativo viene liberato e arriva fino qui, ma non può proseguire, perché questa è una barra di sincronizzazione e potrà proseguire solamente quando avrà tanti token in ingresso quante sono le frecce entranti. In questo caso le frecce sono due e quindi dovrò aspettare, ho un token solo in attesa, quindi quello deve stare fermo, non può ancora proseguire. Quindi a differenza dello split, che non fa mai fermare i token, quindi arriva, si duplica ed esce, il join fa fermare il token fino a quando non ne ha un numero sufficiente. Quindi a un certo punto, adesso noi non sappiamo cosa c'era nella metà superiore del disegno, quindi in che ordine arrivano questi token, ma a un certo punto da quest'altra azione viene liberato il token perché quest'altra azione è conclusa, allora finalmente adesso ho due token in ingresso, una barra di sincronizzazione tra due flussi diversi, allora la barra si libera, si sblocca. Questi due token vengono distrutti entrambi, o fusi insieme, dipende come preferite visualizzarvelo, e ne prosegue uno solo. Da questo punto in avanti, questo singolo prosegue, scenderà su close order, eccetera. Questo è un punto di attesa che tutti siano pronti. Quindi dopo che ho finito di apparecchiare il tavolo, allora posso, non so, dicevo, chiamare gli ospiti oppure servire il cibo, no? Magari prima chiamiamo gli ospiti e poi serviamo il cibo dopo. Quindi, questi sono i due costrutti di base, serie e parallelo, sequenza e divisione parallelo. Poi c'è il terzo costrutto di base che è l'alternativa, la scelta, l'if. Per capirci, in cui il processo può proseguire lungo strade diverse a seconda che si sia verificata una qualche condizione. Tizio ha pagato o non ha pagato, ho rotto il bicchiere oppure no, mentre preparavo il tavolo. Allora da quel punto in avanti prosegue in un modo diverso. Allora, l'attività, il cliente è nuovo o non è nuovo? Allora, se un cliente è nuovo dovrò inserire il cliente in una grafica. Se il cliente invece è già un cliente esistente, questo lo salto perché ho già tutti i dati che mi servono. Per parlare di fatturazione. E quindi ci sono azioni che vanno fatte solo se certe cose sono successe prima e sono dipendenti dai dati che mi sono trovato a disposizione. Non lo posso prevedere a priori. Quando arriva un nuovo ordine non posso prevedere a priori che il cliente sia nuovo. O è nuovo o no.
ma me ne accorgo solo dopo che il cliente mi ha dato dati, che l'ordine è arrivato, allora vado a leggere chi è il cliente. Quindi sono percorsi alternativi che dovrò valutare dinamicamente. Quando arrivo lì decido. Allora, questo lo posso fare con una, diciamo così, notazione molto simile a quella dei diagrammi di flusso, che è il rombo, all'interno della quale scelgo le condizioni. Poi la notazione è leggermente diversa, nel senso che anziché scrivere, come facciamo in diagramma di flusso, la condizione dentro al rombo, e poi scrivere vero o falso, oppure sì o no, sui rami uscenti, il rombo è un rombo e basta, e invece la condizione secondo la quale procedere da un lato oppure dall'altro, o dall'altro ancora, nessuno limita a due le uscite del rombo, in questo caso, sulle varie uscite viene indicata la condizione secondo la quale devo scegliere di passare da quella parte. Queste condizioni prendono il nome tecnicamente di guardia. Una guardia è una condizione logica, una condizione booleana che sta di guardia a quella freccia. Se questa condizione è falsa, la guardia non ti fa passare. Se invece la condizione è vera, la guardia ti fa passare. Quindi dici, io sono arrivato a un certo punto e proseguirò a sinistra o a destra a seconda di quale guardia trovo vera. In questo caso, quick order, è un ordine veloce, rapido, urgente o no? E questo, come faccio a saperlo guardando questo diagramma? Lo saprò andando ad analizzare l'ordine che ho ricevuto. Ci sarà un campo, ci sarà una casellina che dice urgente. Allora, questo quick order è una guardia che descrive il fatto che l'ordine che è stato ricevuto e che quindi era stato preparato in precedenza, mi arriva da sopra, abbia quella caratteristica. Ecco, dal punto di vista logico, progettuale, facciamo sempre attenzione che quando scriviamo una condizione dobbiamo essere certi che nelle attività precedenti io abbia raccolto le informazioni necessarie a poter dire se quella cosa è vera oppure no. No, perché sennò questo diventa proprio un errore logico, progettuale del diagramma. Tipo, come faccio a decidere se in realtà quell'informazione non ce l'ho ancora? Cioè, se l'informazione fosse, che ne so, l'utente è moroso, cioè ha già fatto ordini e non me li ha pagati. Questo a questo punto non lo posso sapere, perché lo saprei solamente dopo che sono andato a vedere le informazioni sul conto, quindi le informazioni amministrative. A questo punto del diagramma non so ancora se ho appena ricevuto l'ordine, dovrei analizzare il cliente. Quindi sarebbe sbagliato mettere una scelta di questo genere. No. Una scelta del tipo è un buon pagatore o non è un buon pagatore la posso mettere solamente a valle di un blocco che mi faccia l'analisi del cliente, da quel punto di vista. Quindi qualcuno che mi dica se lo è o non è un buon pagatore. In questo caso è un campo più semplice perché è un'informazione a proposito dell'ordine. Se noi avessimo il modello concettuale, quindi il diagramma delle classi, sviluppato in parallelo al modello di processo, nel diagramma concettuale avremmo sicuramente una classe che si chiama ordine e questa classe dovrà avere una proprietà che si chiama quick. Allora qui potrei essere addirittura più esplicito dicendo order.quick uguale true, se voglio essere proprio più formale. Adesso poi noi, come dicevamo, il nostro scopo è quello di descrivere, quindi non ci formalizziamo sulla sintassi, ma sui contenuti sì, nel senso che se poi nel vostro modello concettuale non c'è un oggetto che si chiama ordine, una classe che si chiama ordine, o se questa classe non ha un campo che si chiama quick e scrivete questo, c'è qualcosa che non va. No? I diagrammi devono essere coerenti tra di loro. Le varie viste sul sistema informativo, la vista statica, concettuale, la vista dinamica di processo, devono essere coerenti tra di loro. Ok?
Ok, in questo caso la seconda, per la seconda guardia ho usato una scorciatoia, che anziché scrivere order, not quick order o qualcosa del genere, ho messo semplicemente un else, che ovviamente è sottinteso la condizione opposta. Nel caso in cui abbia, vabbè, non abbia un else, oppure abbia più di due uscite, devo fare attenzione che delle guardie non possono mai essercene più di una attiva. Cioè questa è una scelta, vado dalla prima strada, alla seconda, alla terza, alla quarta. Vado nell'unica strada in cui la guardia mi dice di sì, ma deve essere unica. Quindi queste varie condizioni di guardia in uscita dal rombo, devo scriverle in modo che esattamente una sia vera e le altre siano false. Non è possibile trovarsi di fronte a tutte le guardie chiuse. Cosa faccio? Muoio di fame lì? Perché non posso più andare avanti? Così come non è possibile trovarsi di fronte a un bivio in cui entrambe le strade mi dicono vieni di qua. È un errore logico. Il blocco di scelta è una scelta. Scegli tra una tra tante alternative. Quindi almeno una deve esserci e solo una deve esserci. Okay? Questo dipende da noi come scriviamo le guardie. Le frecce non hanno un ordine. Non hanno un ordine di lettura. Se noi descrivessimo questo in codice, in C o in Java, scriveremmo if guardia 1, else if guardia 2, else if guardia 3, eccetera. Allora in questo caso ho un ordine di valutazione delle guardie nel codice. Vado a vedere la guardia 1, solo se la guardia 1 è falsa vado a vedere la guardia 2. Solo se la 1 e la 2 sono false entrambe vado a vedere la guardia 3. Ecco, qua nel diagramma non c'è un meccanismo del genere, perché non c'è una prima e una seconda freccia, sono tutti, fanno parte del disegno. Quindi dobbiamo essere noi a scrivere bene le condizioni. Quindi se vogliamo scrivere una condizione, l'ordine è rapido, ok. Poi un'altra condizione, se un'altra condizione fosse l'utente è un utente privilegiato, un utente frequente, un utente preferito, non potrei avere queste due uscite, ordine rapido e utente preferito. Perché cosa succede se un utente preferito fa un ordine rapido? Avrei due uscite contemporaneamente abilitate. O cosa succede se un utente non preferito fa un ordine non rapido? Non avrei nessuna delle due uscite abilitate. Allora dovrei arricchire queste guardie, dovrei dire magari ordine veloce, prima uscita, seconda uscita, utente preferito ma ordine non veloce, terza uscita, else, altrimenti. E l'else in questo caso sarebbe l'utente non preferito e l'ordine non veloce. Ricordo un pochino le tabelline di verità che facevamo al primo anno, in cui si scrive la funzioncina e bisogna vedere che le funzioni fossero due due disgiunte, no? Ok, poi dal punto di vista dell'esecuzione è più semplice da capire dello split, ovviamente, perché semplicemente fa deviare il token da una parte o dall'altra, avendo avuto noi cura, l'abbiamo discusso fino adesso, che di guardie abilitate ce ne fosse esattamente una sola. Quindi il token arriva, entra nel rombo, pensa un attimo, dice ma da che parte, qual è vera di queste guardie? È vera questa e quindi mi sposto da questa parte. E poi, vabbè, finito questo, continuo. Ok? Quindi anche il rombo è un'attività non bloccante, non si ferma qui il token. Si ferma nel tempo minimo indispensabile per chiedersi quale delle guardie che ho in uscita mi dà via libera, cioè rappresenta una condizione booleana vera. E poi prosegue per quella strada. Ok? Ecco, anche qui nel caso della scelta c'è il blocco analogo per ricongiungere i rami della scelta. No? Allora, se faccio questo oppure quell'altro e poi comunque proseguo in un certo modo, no? La graffa chiusa dell'if, a un certo punto dice, vabbè, finiamo le due alternative, qualunque delle due alternative abbiamo svolto finora, adesso proseguiamo in un modo unico.
Quindi è un punto di convergenza, a differenza del join, che è un punto di convergenza di uno split, di due strade parallele, questo si chiama merge, punto di fusione, che è la convergenza di due strade, due o più strade alternative. Di fatto è quasi, diciamo così, un artefatto grafico, perché non fa nulla questo blocco qua. Non fa sincronizzazione, non fa attesa, non fa nessun controllo. Arriva il token e lo lascia passare. Semplicemente ha più strade d'ingresso. Quel simbolo per indicare il merge è di nuovo un rombo che richiama la scelta, quindi la choice e merge sono i due blocchi. Una scelta la riconosce dal fatto che ha una freccia entrante e più frecce uscite, ciascuna con la sua guardia, più frecce uscenti, ciascuna con la sua guardia. Il punto di merge, di fusione, di riunione dei percorsi lo riconosco perché ha più frecce entranti e una sola uscente. Qui non c'è guardia, non c'è sincronizzazione, non c'è attesa, semplicemente se arriva un token da questa parte, sinistra, lo fa scendere, se invece il token arriva da destra lo fa scendere. Tanto ne arriverà uno solo dei due. Quindi serve solamente per riunire più frecce diverse, più percorsi diversi, in un unico percorso che da ora in avanti continua solo lui. Quindi il token che arriva al blocco di merge, indipendentemente dal lato da cui arrivi, poi prosegue. Quindi qui stiamo rifacendo la fase di scelta che avevamo già visto prima, e poi vediamo cosa succede dopo. Questo arriva a un blocco di merge e lo fa proseguire. Ci serve per ricongiungere i vari blocchi, sapendo che blocchi alternativi, non posso chiudere con un merge uno split precedente, perché se lo facessi il primo token che arriva continua ad andare avanti, ma ci sarebbero ancora altri token in giro. Non avendo una sincronizzazione qua non li devo spezzare. Allora, noi li abbiamo visti a coppie, perché di solito ha senso costruirli a coppie. No, questi, uno split col suo join, il fork col suo join e la scelta col suo merge. Con la sua scelta multipla, dicevo, non citiamo perché. Ecco, questo è un esempio di un diagramma di attività un pochino più complesso che mette insieme le cose che abbiamo già visto. Vediamo che c'è l'inizio e la fine. Questo è un diagramma completo, quelli che abbiamo visto finora erano solamente dei frammenti. Inizio e fine. Ho una, diciamo così, sequenza di tre parti. La prima parte è l'azione ricevi l'ordine. La seconda parte, se vogliamo, tutto questo bloccone qua in mezzo, che è tra il fork e il join, e la terza parte è questa. Quindi fa in sequenza tre cose, receive order, poi un marasma e dopo fa close order, chiude l'ordine. Questo è il comportamento sequenziale. Poi, nella parte centrale, quindi dopo aver ricevuto l'ordine, qui c'è uno split che dice che lui svolge in parallelo oppure in un ordine non specificato due sottoattività, se possiamo chiamarle così. Quella di sinistra, che esegui l'ordine, poi a seconda che l'ordine sia veloce o no, consegnalo con corriere espresso oppure con corriere normale, con consegna normale. Quindi immaginatevi un token che esce di qua, esegui l'ordine, quindi prepara l'ordine, arriva qui, o prosegue a sinistra, poi va nel merge e poi si accoda qua in attesa, oppure arrivato qui prosegue a destra, va in normal delivery, fa il normal delivery, scende sotto, buca il merge, passa attraverso, arriva qui e si accoda al punto di sincronizzazione. Quindi di questo token che è uscito di qua fa uno di questi due percorsi e poi si accoda qua sotto. Il token che esce a destra invece ha una vita più semplice, perché semplicemente entrerà in questo send account information, poi in sequenza receive payment, perché ho mandato al cliente
il conto su cui versare, aspetto che lui paghi, quando avrà pagato si libera questo token e arriverà qua, diciamo anche lui in attesa. Poi in realtà uno dei due sarà in attesa, il primo che arriva ovviamente si mette in attesa, il secondo che arriva sblocca tutto, non attende più, e quando arrivano entrambi, quindi vuol dire che l'ordine è stato consegnato, o perlomeno spedito, perché qui non so se sia stato consegnato all'utente. Io faccio la delivery, mando la spedizione e spero che arrivi. In questo diagramma, in questa attività, non c'è nessun punto, che dovrebbe esserci magari qua sotto, che dice controlla che sia arrivato, oppure ricevi l'informazione che sia arrivato. Non c'è. Quindi non possiamo dire è arrivato, possiamo dire l'ho spedito, poi ci fidiamo che arrivi. L'ho spedito e mi hanno pagato. Quindi io ho spedito l'ordine e il cliente mi ha pagato. Queste sono le due cose che sono successe. Quando sono successe entrambe queste cose, questo blocco di sincronizzazione mi permette di andare avanti e di chiudere l'ordine. E quindi poi dopo terminare il processo. Ok? Quindi è un po' una, se vogliamo, generalizzazione dei diagrammi di flusso con una notazione leggermente diversa, ma molto più espressiva, molto più, il fatto di avere le cose in parallelo ci permette di fare le cose molto più complesse di quanto non potessimo fare con un diagramma di flusso. E poi, poiché siamo a livello descrittivo piuttosto che a livello, diciamo così, implementativo, non ci dobbiamo perdere in tutti i dettagli delle variabiline, degli incrementi, eccetera, no? Descriviamo che cosa succede e le relazioni logiche tra le cose che devono succedere. Io questo processo sono riuscito a descriverlo in un modo abbastanza semplice, diciamo, spero, ragionando un blocco per volta. Di qui succede questo, di là succede quell'altro, quando sono finite le cose. Perché sono riuscito a farlo? Perché è ordinato in un certo senso, è un processo, è un diagramma che possiamo chiamare un diagramma strutturato. Il diagramma strutturato, così come già per i diagrammi di flusso strutturati, è quando io posso identificare dei blocchi annidati tra di loro secondo regole ben precise. E le regole sono che ad ogni fork deve esserci un join e ad ogni scelta deve esserci un merge e si devono corrispondere. Quindi se io ho fatto una scelta, devo chiudere questa scelta. Se prima della scelta avevo fatto un fork, beh, dovrò chiudere la scelta prima di chiudere il fork, in modo che le cose siano inscatolate bene una dentro l'altra. Allora così posso aspettare, partizionare il processo e avere dei blocchi. Se notate, se io prendo un blocco da qui a qui, sto prendendo un blocco che ha una freccia che entra e una che esce. Poi dentro c'è delle ramificazioni, ma posso tagliarlo così, se voglio. Se lo taglio qui, prima e dopo il fork join, prima del fork e dopo il join, ho anche lì un blocco che ha una freccia che entra e una che esce. Quindi se riesco a disegnare dei cambi strutturati in questo modo, è più facile parlarne, descriverlo, capirlo a blocchi. E dove blocco è una cosa che ha un punto di ingresso e una punta di uscita, è un punto di uscita. Se è già una cosa che ha tre punti di ingresso e due di uscita, è difficile descrivere che cosa fa, perché dipende da dove arrivi, dipende da dove uscirai, eccetera. Non ha senso tagliarlo così. Allora, quando è possibile, cerchiamo sempre di, quando è possibile, non sempre è possibile, cerchiamo sempre di disegnare le attività che siano il più possibile strutturate, perché è più chiaro, si sbaglia di meno, ci incasiniamo di meno noi. Una cosa strutturata è facile perché la puoi ragionare a pezzettini. Una cosa non strutturata non la puoi ragionare a pezzettini, la devi ingoiare tutta in un colpo, non è detto che riesca tu a capirla tutta. Cioè, noi stessi rischiamo di fare degli errori di modellazione perché abbiamo qualcosa di più contorto di quanto siamo in grado di capire. E quindi magari il diagramma
il processo avrà dei comportamenti diversi da quelli che ci aspettiamo, perché non siamo riusciti a comprenderli tutti. L'altra, diciamo così, chiave di modellazione è: chiediamoci sempre se stiamo facendo un diagramma descrittivo o prescrittivo, come dicevamo prima. Quindi il nostro obiettivo principale è, diciamo sempre il punto di partenza, è sempre costruire qualcosa di descrittivo. Cioè, diciamo come funzionano le cose, come funzionano adesso o come vorremmo che funzionassero. Descriviamo il processo che c'è. Un diagramma prescrittivo invece mi dice come, specifica più nel merito, più nel dettaglio, come vogliamo che le cose debbano funzionare in futuro. Allora, questo è uno strumento più progettuale. Se voglio costruire un sistema informativo che faccia certe cose, allora devo dare una descrizione prescrittiva che dica esattamente che comportamenti deve avere il sistema informativo. Mentre la modellazione descrittiva può descrivere un processo, magari che avviene anche senza sistema informativo, non mi interessa, oppure che avviene con l'aiuto di un sistema informativo già esistente. C'è uno strumento più generale, che ragiona proprio sui processi, su che cosa succede in azienda, sul flusso di informazione. Beh, sul sistema informativo, che ha o non ha una parte informatica, ma il sistema informativo è come le informazioni girano in azienda, forse anche su carta. Questo lo possiamo descrivere con un modello descrittivo. È chiaro che se invece stiamo parlando della parte software che deve implementare una parte di queste funzionalità, dobbiamo essere più prescrittivi, più precisi, avere le variabili, avere i nomi, avere i nomi di oggetti anziché delle descrizioni a parole, in certo senso, no? Ma questo, per fortuna, visto che in questo corso non ci occupiamo della parte di progettazione, questo livello qui per fortuna non ci interessa, che però è quello che permetterebbe già ad esempio la simulazione. Cioè, questi gettoncini che abbiamo visto spostarsi, noi li abbiamo spostati a mano, a mente. Eh beh, con queste regole però un tool automatico potrebbe spostare il gettone, non ha problemi. Il problema è che un tool automatico può spostare il gettone, ma immaginate di levarne un rombo, e questo tool automatico deve riuscire a capire qual è la guardia vera o falsa. E allora lo puoi fare solamente se tu hai scritto delle equazioni, delle espressioni in un linguaggio, non se le hai scritte in italiano. Quindi è legato il livello di dettaglio dell'activity diagram che stiamo creando con lo scopo che ne voglio fare. Se è un uso descrittivo va bene così, se è un uso invece già più progettuale, allora magari voglio anche poter fare simulazione, poter anche fare dei controlli, e allora ho bisogno di scendere a un livello più formale. Ecco, questa nota è un po' quello che avevamo già detto dall'inizio. Evitare, ove possibile, vincoli non necessari. Okay, vincoli sono, ad esempio, i vincoli temporali, cioè non mettere mai una sequenza dove ci potrebbe stare un parallelo, non mettere mai un punto di sincronizzazione quando le cose in realtà potrebbero andare avanti ancora in parallelo e quindi non le devo riunire. Essenzialmente sono questi i vincoli, perché poi sul discorso della scelta, se la scelta la faccio è perché è necessaria, se non vado a fare una scelta quando in realtà poi è indifferente andare di qua oppure andare di là, cioè non viene neppure da farla. Allora, questo è il, se vogliamo, il linguaggio base per descrivere questi processi. Io andrei ancora un pochino avanti oggi, poi concludiamo domani, a vedere alcuni arricchimenti di questo linguaggio, che non modificano la struttura di base, nel senso che la struttura di base è sempre quella: sequenze, parallelo o scelta. Questi sono i tre costrutti principali. Queste che sono state chiamate caratteristiche aggiuntive aggiungono dettagli, aggiungono informazioni. Ci accorgeremo che sono informazioni
che ne abbiamo anche già citate parlandone prima, no? Parlandone prima, che sarebbe tanto comodo qui poter dire questo. Allora, la prima cosa che affrontiamo è l'interazione tra il sistema informativo e il mondo esterno. Ma qui possiamo andare avanti quando mi arriva l'ordine, o quando la messa è stata consegnata, oppure quando è stato fatto quel controllo. E alcune volte questo richiede che venga ricevuta dell'informazione da fuori, dall'esterno, da un utente, da chi ha fatto il controllo, da chi mi manda l'ordine. Il sistema informativo non sempre può andare avanti da solo, a volte si deve fermare perché dice ok, io però a questo punto per andare avanti ho bisogno di un'informazione in più, che non ho. Allora, questo viene modellato attraverso un meccanismo di segnali o eventi, cioè di messaggi che vengono scambiati tra il sistema informativo e il resto del mondo. O il resto del mondo potrebbe anche essere un altro sistema informativo, un altro activity diagram con cui il mio activity diagram che sto facendo deve collaborare scambiandosi delle informazioni. Però è qualcosa di esterno al processo corrente. Allora, il segnale più semplice, qui il modello qua grafico ricorda che il sistema informativo, che qui indichiamo come nuvoletta, cioè ciò che c'è dentro, comunica col mondo esterno, e qui è stato disegnato il mappamondo come per ricordarci il mondo. Allora, il tipo di segnale, di evento esterno più semplice che possiamo immaginare è il passare del tempo. Finora abbiamo detto, ma io sono in un'attività qui dentro, quando svolgo questa azione ci metterò un certo tempo a farla, dicevo, potrebbe essere un millisecondo, potrebbe essere 10 giorni. Non è specificato, quindi non sto specificando il tempo necessario per liberare il token quando sono entrato in questa azione. Ci mette il tempo che ci vuole. Se però voglio legarmi in un qualche modo al tempo vero, posso usare questo simbolo qui, che è una sorta di azione predefinita a forma di clessidra, in questo caso di solito si usa in modo, in questo caso è usato in modo sequenziale, quindi dopo aver fatto questo svolgo questa attività e poi svolgo quell'altra. Questa clessidra mi serve per indicare un tempo reale, quindi in questo caso dice aspetta 5 minuti. È un tempo vero, un tempo di orologio, deve essere cronometrato. Non è un tempo che dipende da quanto è veloce il sistema informativo a lavorare, o da quanto è veloce il computer, da quanto è veloce l'operatore. No, è un tempo d'orologio che voglio che sia quello. Metto in forno e aspetta 5 minuti. Oppure, in altri tipi di processi, potrei dire aspetta fino alle ore 18. Cioè, io questa clessidra la posso usare sia in senso relativo, aspetta un certo intervallo di tempo da quando sei arrivato, oppure aspetta fino a quando non si raggiunge un certo giorno, il primo del mese, l'ultimo del mese, le ore 18, le ore 9.30, l'ora precisa, quindi le XX e 00 minuti, potrebbe essere 3.00, 4.00, 5.00, cioè. Descrivo una condizione temporale che sia vincolata al tempo reale, che può essere sia un tempo relativo a quando sono entrato, quindi un'attesa, sia un tempo assoluto, quindi una certa ora, un certo giorno, un certo momento della giornata in cui voglio che si sblocchi l'attività. Fino a quel momento voglio stare fermo, perché non deve succedere nulla. Quindi tengo l'attività vera, viva, sveglia, il token c'è, ma è lì fermo per un certo tempo. Questo, dicevo, è il tipo di evento più semplice. Poi
Poi ci sono anche invece eventi più complessi che derivano dallo scambio di informazioni con l'esterno, per esempio col mondo esterno che è disegnato qua. Questa qua è una ricetta per fare la pasta asciutta, direi, almeno il primo pezzo. Dice, metti l'acqua, accendi il fuoco sotto la pentola che ha l'acqua, aggiungi il sale e poi aspetta. Però non posso dire aspetta quanto. Aspetta 2 minuti, aspetta 5, aspetta 20. Dipende dal fuoco che ho, se sono in montagna, se sono mare, il tempo di cottura è diverso, perché cambia la pressione atmosferica. Non posso dare un tempo. Ma posso dire aspetta finché non succede una certa cosa. Finché qualcuno dall'esterno non mi dice che l'acqua sta bollendo. Allora io questo lo indico con così, lo si indica con questo diagramma, cioè con questo rettangolo con la freccia entrante, no? È stato trafitto da sinistra da questa freccia. Questo vuol dire evento entrante, segnale entrante in ingresso, cioè proveniente dall'esterno, che mi dice questo. Ho ricevuto dall'esterno questa informazione. Quindi questa è un'attività bloccante, quando il token arriva qui, sta fermo, fino a quando dall'esterno qualcuno, una temperatura oppure l'utente che ha visto, non mi dice guarda che l'acqua bolle. Qualcuno dall'esterno dice al processo guarda che l'acqua bolle. Allora a questo punto il processo lo sa e può continuare. In questo caso quello che ho descritto dell'acqua che bolle è un segnale nudo, senza informazione associata, è un evento puro. È successa questa cosa, l'acqua bolle. In altri casi uno potrebbe avere invece un segnale parametrico con dei dati associati. È arrivato un cliente, è arrivato un ospite, è arrivato un appuntamento e associato questo c'è il nome e il cognome di chi è arrivato magari. L'evento è che è arrivato qualcuno, ma associato all'evento ci sono dei dati, delle informazioni, c'è un oggetto del nostro modello concettuale che è arrivato insieme all'evento. Quindi ci sono i due aspetti, c'è quello temporale, il fatto che il verificarsi dell'evento mi sblocca l'esecuzione, mi permette di andare avanti, se no devo aspettare. E poi a volte associato all'evento ci sono dei dati che mi posso incamerare, incorporare e poi potrò usare dopo, che fanno parte del payload del segnale in questo senso. Quindi in questo caso questo nostro token rimane in attesa qua fino a quando non troviamo appunto. Qualcuno dice che l'acqua bolle, una volta che questa informazione è stata trasmessa al sistema informativo, il processo, il token viene liberato. E da questo momento in avanti è possibile aggiungere la pasta, possibilmente più prima che dopo per evitare che evapori tutta l'acqua. La cosa analoga, ma complementare, invece è l'invio di un segnale all'esterno. Cioè a un certo punto il sistema informativo informa qualcun altro all'esterno che una certa cosa è avvenuta. Manda un messaggio. Lo manda, diciamo, se non specifichiamo altro, lo manda in broadcast, lo manda a tutti quelli che sono interessati a riceverlo. Che può essere semplicemente anche qua un evento nudo, cioè l'informazione che quella cosa è avvenuta, oppure un segnale che ha una sua informazione associata. Quindi, ad esempio, in questo caso, qui fa vedere il processo di invio di una mail, e quindi raccogli gli indirizzi, scrivi il messaggio, clicca su send e informa che la mail è stata spedita. Dopodiché chiudi pure il programma di posta. Questo manda fuori un evento che qualcun altro raccoglierà presumibilmente. Cioè, non è che lo dico perché ho voglia di parlare.
emetto un'informazione che magari andrà a sbloccare un'altra attività, un'altra parte del mio processo che è bloccata su questo. Quindi questo è un meccanismo di comunicazione tra processi che permette di fare una sincronizzazione molto più ampia. La sincronizzazione fatta col fork e join, cioè è una sincronizzazione interna al processo, fine. Mentre lo scambio di messaggi è una sincronizzazione tra attività molto grandi tra di loro, che però in qualche modo, come sempre in un'azienda, sono interlacciate, interrelate tra di loro, quindi una dipende dall'altra in qualche modo. Una dipende dallo stato di avanzamento dell'altra, per esempio. Ecco, a differenza della ricezione del segnale, l'invio del segnale non comporta un'attesa. Cioè arrivo qui, dico che ci sono arrivato e poi proseguo. Quindi tutti questi costrutti che abbiamo visto, gli unici che bloccano sono il punto di sincronizzazione, il join, che deve aspettare che arrivino tutti i token, sono la clessidra, cioè il tempo, sono la ricezione di un segnale, che mi fermo lì fino a quando non arriva quell'informazione. In tutti gli altri casi il token può proseguire tranquillamente, chiaramente quando mi trovo dentro un'azione devo eseguire l'azione, quindi il token aspetta che l'azione sia conclusa. Ma per il resto questo non blocca l'esecuzione. Ecco, vediamo solo questo esempio, ancora, poi ci fermiamo, che mette insieme, questo è un processo possibile di prenotazione, in cui il processo parte, io prenoto un biglietto e poi invio la prenotazione che ho fatto, tipicamente all'ente che me la dovrà gestire e me la dovrà confermare. Dopodiché possono succedere due cose. O mi arriva la conferma della registrazione, oppure non mi arriva e dopo un po' l'annullo, decido di annullarla. Quindi io vorrei prenotare questa cosa, non so ancora se il posto c'è, mando la richiesta, o mi arriva la conferma e allora compro il biglietto, o non mi arriva la conferma e allora annullo la prenotazione, perché tanto non mi è arrivata né la conferma né la smentita, qui in questo caso potrebbe esserci anche la smentita, ma non c'è in questo processo. E quindi non arrivandomi nulla, dopo un po' smetto di stare in attesa e annullo. Allora, cosa succede? Qui abbiamo un fork che, dopo che ho inviato la prenotazione, mi genera due token, entrambi fermi. Quello di sinistra rimane fermo sull'attesa del segnale di conferma. Quindi, fin quando non arriva il segnale di conferma, sulla sinistra c'è un token che rimane lì. Il token di destra invece lo mando a fermarsi sulla clessidra, che implica un ritardo di 48 ore. Quindi quel token starà fermo per 48 ore. Uno dei due prima o poi si sblocca, prima dell'altro. Uno dei due si sbloccherà prima dell'altro. Se arriva prima la conferma della prenotazione, si sblocca prima il token di sinistra. E quindi confermo l'acquisto del biglietto e termino il processo. Qui non c'è neanche un join, e poi ragioniamo perché non c'è, ma in ogni caso alla fine del processo, la fine del processo distrugge tutti i token, non solo quello che è arrivato lì. Quindi il fatto che un token arrivi alla fine del processo distrugge anche l'altro che era fermo sulla clessidra, perché termina il processo e quindi tutti i token associati al processo. Se invece la conferma della prenotazione tarda ad arrivare e sono passate 48 ore, la clessidra lascia andare il suo token. A questo punto io farò un annullamento della prenotazione e poi anche qua chiudo il processo, e chiudo il processo mi va a distruggere ovviamente anche l'altro token che era qua in attesa,
non ha più senso che stia in attesa perché ormai questa prenotazione l'ho annullata. Ok? Quindi sono attese, i sistemi informativi poi passano la loro vita in attesa, la maggior parte del tempo, in attesa che succeda qualcosa, che l'utente emetta dei dati, che qualcun altro mandi un ordine, che la maggior parte del tempo i sistemi informativi lo fanno in blocchi di questo genere, aspettiamo che capiti qualcosa, poi quando capita si danno da fare per ovviamente elaborarlo. L'ultimo commento, perché non c'è un join qua sotto? Sono dimenticato di disegnarlo? Non io, sono chiaro, ho fatto le slide. Siamo dimenticati di disegnarlo? Immaginiamo un po' cosa succederebbe se ci fosse un blocco di join. Succederebbe che ad esempio quando si sblocca il token di sinistra, conferma della prenotazione, sì va bene, compra il biglietto, ok, e mi fermerei qua, in attesa che passassero le 48 ore. Perché nel blocco di join io mi fermo fin quando non sono arrivati tutti i token che avevo a sua volta diviso nel blocco di forza. E sarebbe sbagliato. Sarebbe sbagliato sia perché a questo punto, passate le 48 ore, vado in un blocco che, in un'azione che cerca di cancellare una prenotazione che in realtà ho già pagato. Non ha senso. E due, perché mai devo aspettare lo scoccare delle 48 ore quando ormai la cosa l'ho già conclusa entro un'ora? Quindi c'è un ritardo in debito, è brutto, ma poi soprattutto c'è un'azione che non ha più senso compiere. E idem se andassi dall'altra parte, se venissi dall'altra parte, qui annullo la prenotazione e poi però rimango, dopo aver annullato la prenotazione, continuerai a rimanere in attesa che arrivi la conferma alla prenotazione che ormai è stata annullata, non arriverà mai. Okay? Quindi in questo caso io ho lanciato due esecuzioni parallele ben sapendo che una sola delle due sarebbe arrivata a termine e l'altra l'avrei fatta morire, l'avrei voluto uccidere. E quindi non ho il join che mi dice devono terminare tutte, no, l'ho costruito proprio perché ne termini uno solo. Quindi in questo caso è un diagramma non strutturato, un pochino più complicato da capire, dobbiamo ragionarci più, no? Con più attenzione, perché non è strutturato, ma perché manca il join? E allora capita che il comportamento di un token da qualche parte fa sparire il token dall'altra parte. Vedete che quando i diagrammi sono non strutturati, le interdipendenze tra le varie parti del diagramma diventano più complicate da gestire che non una cosa più ordinata, più strutturata. Però in questo caso serviva modellarlo così. Era necessario modellarlo così proprio per distruggere un flusso di esecuzione quando questo non aveva più senso. E quale dei due devo distruggere? Non lo so prima. Perché dipende da quanto tempo ci mette ad arrivare a questa conferma. Come faccio a saperlo a priori? Quindi io a priori mi fido e poi da questa parte ci metto quello che in gergo si chiama watchdog, no, watchdog sarebbe un cane da guardia, qualche cosa che dopo un certo tempo gli dica, senti, se non hai finito, butta via tutto, o resetta, o riparti, o cancella, no? Per evitare di rimanere fermo, perché il rischio di questo è che uno rimanga fermo per 12 anni su questa reservation confirmation, quando per qualche motivo questa conferma non arriva mai. Ok? Allora, qua io mi fermerei. Poi domani riprendiamo le altre cose e vediamo qualche esempio in modo da prepararci per la settimana prossima. Facciamo il solito quarto d'ora generoso di intervallo.